Ragazzi, benvenuti e bentornati su Parasite Eve. Allora, buttiamoci subito in gioco ed esploriamo questo ospedale dove sembra esserci Eva, che si è recata qui proprio per trovare dello sperma, degli spermatozoi, per poter creare questo corpo perfetto, questa creatura perfetta. Altrimenti il suo corpo potrebbe decomporsi e morire. E noi dobbiamo impedirglielo, naturalmente, di ottenere il seme necessario. Maya, era solo la mia immagine riflessa. Questa Maya sembra essere sua sorella. Porta chiusa. Che viene nominata, che è stata nominata alcune volte nel gioco, ma non abbiamo ancora informazioni. Ti serve la carta magnetica verde. Non abbiamo ancora informazioni su Maya, su sua sorella. Si scende? Oh no, i cavi dell'ascensore! Non credo che sarebbe andata proprio così nella vita vera. Attenta al buio, Aya. Non sai mai quello che può nascondere. L'energia! Oh, madonna mia. Eva sta cercando di intrappolarmi qua giù. Ha tagliato la linea di alimentazione principale. Oh, perfetto. Un ascensore è rotto e l'altro senza energia è inutile. Che bella situazione! Stupenda! Andiamo prima di qua? Sala autopsie, porta chiusa. C'è un oggetto lì che brilla da sopra. Munizioni più 30. Fusibile. Bene. M79. Lanciagranate. Mi fai vedere un attimo questo M79? Per curiosità. Aggiunge tranquillante le munizioni. Ah, però. Noi quale avevamo adesso di arma? Mi sa da M9. Cosa? Oh! Ci ha avvelenato! Bastardo! Vabbè, resistiamo un po'. Questa... Maya, aspetta, sono io! Perché indossi quei vestiti? Morirei di freddo! Aspetta, prima di andare avanti, però, finiamo di esplorare qui. Chi c'è? Cos'è questo schifo volante? Oh, oh, oh! Ma tutti che ci avvelenano in questo...
in questo ospedale. Oh, oh, oh. Bene. Prendi tutto. Questo è un obitorio? So proprio di sì. Medicina. Ah, io inizierei a utilizzarla la medicina. Forse medicina 3 è un po' eccessiva. E salviamo. Vediamo se in questo episodio riusciamo a farlo tutto, l'ospedale. Allora, abbiamo un fusibile, ma non credo basterà. Penso sia uno di tot. Penso che ne dobbiamo trovare altri. Oh, Gesù, di nuovo? Sì, di nuovo. Merda. Direi che possiamo prendere ancora un po' più di danno prima di usare una medicina. Difesa più uno. Lo usiamo subito. E prima di andare dove è andata Maya, vorrei andare qua giù per vedere se c'è un'altra stanza o un vicolo cieco. Dove vorresti andare? Bene, niente più scale. Grazie, Eva. Prima però volevo vedere una cosa. La scatola, il box che stava qui, era quello dei fusibili per caso? No. Ok. Allora andiamo dove è andata Maya. Ti serve la carta magnetica blu. Ah, ma siamo di nuovo qui. C'è l'ospedale San Francisco. Ok. Io lo sapevo che devo interagire con i cassetti. Non so perché non mi venga naturale farlo. Forse perché lo vedo come un fondale 3D e quindi non penso di doverlo... Non lo so. Era questa, giusto? Questa qui. Yes. Sembra che questa chiave non serva più. La butterò. Ah, ma quindi le chiavi le butta in automatico quando non servono? Ok, allora probabilmente le altre serviranno ancora. Che roba è questo? Thank you.
Merda, ci ha rallentato. Pensavo ci avvelenasse, invece no. La melma ci rallenta e basta. Allora, adesso direi che una medicina 3 la possiamo utilizzare. Anche una medicina 2. Qui non mi sembra ci sia nulla. Arnese. Che roba è? Che fa? Ah, ma questo è un nuovo nemico, mica l'avevo visto, pensavo fosse... come quelli che lanciano le melma verde. Non so perché l'ho confuso per quello. Che cosa sono questi? Gli inceneritori? No, è il generatore questo. Credo. Maglia B1. Forte contro attacchi di stato. Ne facciamo una bella cosa. Che dobbiamo fare quindi qui? Fusibile 2. Ci servono due fusibili qui? Come ci fa interagire? Scheda blu. Ok. Allora mo possiamo andare avanti. Questo mette un'inquietudine comunque. E poi delle considerazioni per quanto riguarda Parasite Eve, non è che sia un horror alla, come Silent Hill, no? Come uno si aspetterebbe da Silent Hill o da giochi del genere, ma è un JRPG a tinte horror. Sembra che questa chiave non serva più, la butterò, ok. Nel senso che ha un'ambientazione, un contesto horror, quindi con creature di questo genere, mostri, un contesto realistico. E che ti inquieta, perché a me inquieta questo posto in questo momento. Però non è horror che ti caghi sotto, ok? Mai, aspettami, non lasciarmi da sola. C'è qualcosa? Da qui non vado da nessuna parte, però c'è un oggetto. Attacco più uno. L'inventario è pieno. Allora aspetta. Usiamo una medicina 2. Buttiamo questo. Usiamo questo qui su... Vai. Micro Uzi. Ah, però.
Arnese. Volevo aprire la cassa. Che roba è? Ok, è rimasta la testa o qualunque cosa sia. Cura M. Ah, ok, non ci serve. Mi è cadato già l'armatura prima della paralisi. Cosa possiamo buttare? Ci abbiamo sta micro Uzi. Che boh. Aspetta una cosa. Allora, stiamo usando la M92. E poi volevo anche fare una cosa. La micro Uzi, per quanto possa essere interessante, a me la cosa del danno randomico non è che mi piaccia proprio tanto. Quindi vorrei mettere la classe di fuoco 5 sulla pistola. Perfetto. Ah, e prendere... Già abbiamo preso tutto. Li possiamo salvare? Tanto non mi ci fa interagire, molto semplice. Possibile 3. Mica l'avevo visto sto oggetto. Stavo aprendo i cassetti. Stavo tentando di aprire i cassetti, ma... Ok. Abbiamo 3 fusibili su non so quanti. Non so quanti ne dobbiamo prendere. Però ci occupano spazio nell'inventario, quindi sarà meglio trovare subito... Ah, penso sia questo. Oh no, l'interruttore principale è staccato e mancano alcuni fusibili. Inserisce un fusibile, sì. Mancano 3 di fusibili. Ok, i fusibili sono tutti, però dobbiamo riparare i fili. A posto. Qui però non abbiamo esplorato. Ah, siamo nell'altra parte praticamente. Sì. Ok. Allora possiamo utilizzare l'ascensore. Questo qui. Giusto? Yes. Sperando che Eva non ci faccia un altro dei suoi scherzi. Ma che diavolo... Maia... E Dio. Cosa sta succedendo? Thank you.
Oh Madonna quanti. Mica schiatta, oh. Abbiamo visto Maya e Dio venire qui. Adesso la porta è aperta, infatti. Facciamo un salvataggio. Oh, oh, chi è? Chi c'è? Oh Madonna. Allora, massiamo prima lui che lancia ste palle di fuoco. Appunto. Haste. Buono. Molto buono. Non so cosa farete voi, ma io me la squaglio. Signora Nusba, è la vostra medicazione? A che mi serve una medicazione se sarò morta? Stai bene? Sì, grazie. Comunque un'infermiera è intrappolata nell'altra stanza. Potete aiutarla ad uscire? Sì. Faccio un giro per vedere se a qualcuno serve un medico. Qui c'è qualcosa che possiamo prendere? No. Non mi sembra. Ok. Chi è? Chi è? E che palle... Sì, va qualcos'altro. Bene. Ma questa stanza l'ho già vista prima. Io ho caldo. Io so di essere già stata qui. Ma perché? E cosa ci facevo qui?
Io pensavo di essere spacciata. Grazie. Felice di essere stata d'aiuto. Puoi ricambiare dicendomi dove conducono le porte che si trovano vicino agli ascensori. Al magazzino dell'ospedale. Là è dove teniamo le bombole di ossigeno e la nostra riserva di azoto liquido. Perché cosa usate lo azoto liquido? Non lo so, ecco. Prendi questa chiave magnetica verde e scoprilo da sola. Io non resterò a vedere cosa succederà. Grazie. Sono tutti morti o evacuati. Penso che anch'io me la darò a gambe. Allora. Ci curiamo. Organizziamo anche un po' l'inventario. C'è una cassa però. Giubba speciale. Armatura leggera e molto resistente. Neanche così tanto. Però ci penseremo, dai. Me la tengo. Anche perché non posso metterla da nessuna parte, insomma. Oh, Gesù, mi sono appena curata. Aiuto! Ok, curiamoci di nuovo. L'altra infermiera è ancora qui oppure no? È andata via anche lei. La risalviamo. E andiamo. Tra l'altro aspetta, perché noi mi sa abbiamo dei punti bonus da poter assegnare. Puoi dirmi perché l'ospedale usa l'azoto liquido? Per diverse cose, ma il suo utilizzo principale è per la ricerca. Qui abbiamo una banca del seme e così conserviamo lo sperma. La banca del seme! Oh mio Dio, come posso chiudere le bombole di azoto liquido? Beh, c'è una valvola che devi girare nel magazzino, perché? Mi dispiace, ma non ho il tempo di spiegare. Un'altra cosa, a quale piano si trova il laboratorio di ricerca? Al 13°. Grazie. Faccio un giro per vedere se a qualcuno serve un medico. Ok. L'azoto liquido gli serve per mantenere e conservare lo sperma. Sembra che questa chiave non serva più, la butterò. Brava. Se chiudiamo l'azoto liquido, niente più sperma conservato. Niente più sperma, niente più... appunto, niente più semi... Anzi, seme, scusate. Per... Eva. Volevo ricaricare perché vedo che qui c'è una munizione sola. Ah, quando c'è la lettera F vuol dire che è full, pieno il caricatore, ok. Questa è la valvola? No. Questa è
Queste mi so però mi sembrano bombole di o azoto liquido o di ossigeno. Questo è più grosso di tutti. Wow! Ok, mi sa che la bombola è... Eh sì, la bombola, le manovole sono queste. Credo. Beh sì, non mi ci fa più interagire, quindi... Questa di sì. C'è nient'altro. E allora adesso andiamo al 13° piano. Devo fermare Eva prima che uccida altra gente. Vediamo qui cosa c'è. Parte i nemici. Oh Gesù. Che accoppiata magnifica. Se cambio arma. Ah, questo è il lanciagranate, che ci rende molto più lenti. Bene. C'è una cassa. G3A3. Un altro fucile. Non so cosa sia. Porta chiusa. Sbaglio, lì ci sono delle fiamme. Ma sta
sta bruciando l'Empire State Building? Ti dovresti levare però tu. Non mi fa interagire con la finestra. Quindi... Boh, pure qui non c'è niente. Ma con questa perché non ci posso proprio interagire? Cos? Ah, ma... Sono cieco. Sono cieco. Chi è? Mamma mia. E via. Allora, utilizziamo una medicina 1. Riordiniamo anche l'inventario. Evasione CR più 1, vai. Ok, qui c'è un quello che sembra essere un ufficio. C'è anche un punto per salvare, dove noi ci saluteremo, molto probabilmente. Bene. Siamo riusciti a ucciderlo prima che lanciasse qualche palla di merda. Cos'è questo? Rottame. Una lista HLA. E ci sono anche i nomi di Ben e Lorraine. È la stessa lista che era sul computer del Tordor Clamp. Ma cosa cerca di fare? Queste sono le cartelle dei pazienti. Mariko Brea. La cartella di mia madre. 23 dicembre 1977. Ricoverata con Maya Brea dopo un incidente. Decesso causato da arresto cardiaco. Maya Brea, la figlia... Anche la pagina successiva è da qualche altra parte. Attenzione, ragazzi. Pure M. No, no, ho skippato il dialogo. Staff di sviluppo sperma artificiale. Hans Clamp. Il dottor Clamp. Cosa? Melissa Pierce. Deve essere quella Melissa. 23 dicembre 1977. Ricovero di emergenza. Intervento perfettamente riuscito.
dimessa dopo 6 mesi di degenza. Necessita di cure ospedaliere. Melissa e Maya furono portate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, e operate. No, non può essere. Cos'è questo? Il mistero si infittisce, ragazzi, ma indagheremo più a fondo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Parasite Eve. Ciao a tutti, ragazzi.